Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un make-up tutorial. Visto che settimana scorsa ho realizzato un trucco di Natale super mega carico, se volete vederlo ve lo lascio cliccabile qui. Vi ho detto in quel video che comunque avrei realizzato una versione molto soft di un trucco molto semplice e veloce da realizzare per chi non vuole truccarsi così pesantemente, per chi non ha tempo in quella mattina. Perché c'è sempre qualcuno che deve preparare tanta roba la mattina di Natale, il giorno prima o comunque avete capito. Quindi ho detto facciamo un tutorial super veloce che davvero chiunque può realizzare. Vi ricordo che tutti i prodotti che ho utilizzato ve li lascio qui sotto in descrizione e a dir la verità ho usato davvero pochi prodotti, quindi se vi interessa sapere come ho realizzato questo trucco che è semplice e super luminoso, vi lascio alla realizzazione. Iniziamo come tutti i tutorial concentrandoci con la base, anche perché il trucco degli occhi che andremo a realizzare non sarà super complesso, comunque con ombretti scuri o dai colori sgargianti, quindi possiamo tranquillamente realizzare prima la base senza aver paura di macchiarla. Prima di tutto metto sulle mie occhiaie, che sono molto scure, soprattutto in questo periodo, un correttore in crema che mi aiuterà appunto a coprirle. Ora stendo su tutto il viso un po' di fondotinta, inizio ad applicarlo con il pennello. Ora prendo una spugnetta e vado a tamponarla su tutto il viso, questo per due motivi. Uno, tolgo tutte le strisce che ha lasciato il pennello e due, vado ad unire perfettamente il fondotinta con la mia pelle. In questo modo il fondotinta sembrerà quasi essere realmente la mia pelle e durerà anche di più nell'arco della giornata. Utilizzo nuovamente un correttore sia per coprire ancora di più le mie occhiaie, sia per realizzare i punti centrali più luminosi del viso. Lo applico nella zona dell'occhiaia, ne metto anche un po' sulla palpebra superiore perché questo sarà il mio primer per l'ombretto. Lo metto leggerissimamente intorno al naso, poi vado sul mento e al centro della fronte. Lo stendo nuovamente con l'aiuto della spugnetta. Il prossimo passaggio, non mi stancherò mai di dirlo, è fondamentale. Utilizzo una cipria per fissare tutto il viso. La utilizzo appunto sia per fissare la mia base, altrimenti durerebbe davvero poco, sia per opacizzare tutto il viso, poiché i prodotti che abbiamo applicato fino a questo momento sono comunque dei prodotti che rimangono lucidi. Sempre con la cipria vado a fissare anche la zona della palpebra superiore, perché l'insieme di correttore più cipria appunto sono la mia base per l'ombretto. Con la stessa cipria fisso anche il resto del viso. Finora abbiamo uniformato il viso, però se ci fate caso abbiamo levato tutte le ombre presenti sul viso, quindi cerchiamo di riportarle nuovamente con la terra, questa qui è una terra calda, vado sia a scolpire leggermente il viso, sia diciamo a dare un effetto abbronzato, visto che sono super pallida. La terra la metto qui all'attaccatura dei capelli. Se avete una fronte piccolina, mi raccomando, non fate come sto facendo io, la mia fronte è molto alta, cioè non molto, però diciamo abbastanza alta. E appunto se ce l'avete molto stretta invece andate a schiacciarla ancora di più, quindi magari scurite proprio appena appena l'attaccatura dei capelli per dare un senso uniforme a tutto il viso. Poi la vado a mettere qui sullo zigomo, vedete, la metto praticamente da sotto l'osso zigomatico e la sfumo verso l'alto e verso l'esterno. E poi sempre la stessa terra la porto sul collo, visto che ho scurito tutto il resto del viso, voglio scurire anche il collo. Mettiamo un pizzico di blush per dare l'effetto super salutare sui nostri zigomi. Utilizzo il Luminoso di Milani, che è, credo, uno dei blush più universali che io abbia mai provato. Come illuminante utilizzo questo qui che è di I Hurt Makeup. Prendo la parte più giallina, voglio che il mio trucco sia semplice ma allo stesso tempo super luminoso. Quindi lo metto sullo zigomo, però lo porto, cioè non mi fermo qui sopra, ma lo faccio scendere anche leggermente su tutto lo zigomo. Ora realizzo le mie sopracciglia. Se ci fate caso, le mie sopracciglia sono molto più scure e cariche di sempre. Questo è non perché io abbia fatto il tatuaggio, ma perché sto iniziando a tingerle. Le ho proprio appena fatte, quindi sono
molto scure, però devo dire l'effetto non mi dispiace per niente. Se volete vedere come faccio, magari vi faccio un video a parte. Calcolate comunque che è la seconda volta che lo faccio, quindi devo un attimo ancora capire bene come gestire il prodotto, però sono molto soddisfatta dell'effetto. Passiamo ora al trucco degli occhi. Utilizzo una palettina di Milani. Questa qui costa anche pochissimo. Se mi chiedete, mi consigli una palette piccola, carina, ma che comunque abbia un prezzo molto accessibile, prendete queste di Milani, sono molto molto carine. Utilizzo il colore chiaro luminoso e lo metto sia sotto il sopracciglio. Ops, forse ne ho preso un po' troppo. Ok, mi sono lasciata prendere la mano. Lo metto sotto il sopracciglio e qui sull'angolo interno dell'occhio, cerco di prenderne poco, evitate di fare come ho fatto io e di applicarlo in maniera un po' diffusa, sempre per avere questo effetto luminoso un po' sparso, cioè non concentrato in una zona, almeno per il momento. Ora con un pennello da sfumatura ampio prendo il marroncino opaco più chiaro nella palette e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Prendo un pennellino più preciso da sfumatura e faccio un mix tra il marrone di media intensità e quello più chiaro. E questo qui lo metto nella piega dell'occhio leggermente più preciso del precedente, proprio per fare un'ombreggiatura un pelino più scura dell'altra, che altrimenti sarebbe davvero impercettibile. Potete anche lasciarla così se volete, però io voglio qualcosina in più. Riprendo il pennello di prima e passo sopra i due ombretti per unirli. Ora riprendo il colore luminoso di prima con lo stesso pennello di prima e lo vado a mettere in maniera più intensa qui sulla palpebra mobile, anche se non voglio che sia proprio super mega luminoso, quindi sì, in modo più intenso rispetto a prima, ma non voglio proprio che sia super ombretto luminoso, glitterato natalizio, no, deve essere tutto un trucco un po' delicato, soprattutto facile da fare. Riprendo lo stesso pennello di prima e faccio un po' avanti e indietro, vedete, solo in questo modo tra i due ombretti, giusto per creare una sfumatura graduale. Poi prendo un pennellino più piccino, sempre lo stesso ombretto, lo metto qui sull'angolo interno, questa volta voglio che si veda. Diciamo che potreste tranquillamente mettere il mascara e il trucco sarebbe finito qui, però io voglio fare una riga di matita nera, soprattutto voglio fare una piccola codina, diciamo di eyeliner, però sempre con la matita nera. Realizzo questa codina non su tutto l'occhio, ma solo nella parte esterna, quindi diciamo da un po' dopo la metà inizio a disegnare la riga che diventa sempre più spessa e poi si evolve nella codina. Come faccio a disegnare una codina con la matita? Semplicissimo, mi aiuto con un pennello angolato, quindi l'applico e poi la sfumo appunto con un pennello angolato. Ora che ho la base della mia codina fatta a matita, voglio fissarla con un po' di ombretto nero. Questo perché siccome sarà una giornata movimentata, quella del giorno di Natale, della vigilia o insomma di questo periodo, se lascio la matita così potrei rischiare che la matita se ne vada un po' in giro, si sciolga durante il giorno, si trasferisca sulla palpebra superiore. Prendo con un pennellino piccolo un po' di ombretto nero, vado giusto sulla punta del pennello, batto via l'eccesso e passo appunto sulla codina che ho già disegnato. Quindi non devo inventarmi nessuna riga strana, semplicemente seguire quello che ho fatto fino adesso. Metto il mascara sia sopra che sotto e poi passiamo alle labbra. Sulle labbra applico un rossetto di Dose of Colors, è la prima volta che lo utilizzo, quindi sono curiosissima di provarlo, non so neanche come si applica. L'applicatore mi sembra molto simile a quello di Jeffree Star, anche il packaging in realtà. Se non sbaglio era uscita tipo una polemica che Dose of Colors aveva copiato il packaging a Jeffree Star, non mi ricordo, comunque vabbè, non c'entra niente con questo video. A parte la bellezza di questo rossetto, l'odore mi ricorda tanto una merendina che mangiavo da piccola, che non mi ricordo come si chiama.
Ve lo dico, la cerco un attimo su internet, non mi ricordo neanche di chi è, della Kinder, è possibile? Ok, ecco che cosa mi ricorda, il Kinder fetta al latte, non mi veniva il nome? Secondo me è identico questo odore, vi prego, se qualcuno ce l'ha mi confermate che odora di questo, cioè se anche a voi ricorda questo comunque. Non è finito qui il trucco, visto che diciamo tutto il trucco è molto molto semplice, voglio renderlo più particolare con un lip topper. Questo qui è di Jouer nel colore Saint-Tropez, oddio, ah, come si dice? Vabbè, lo sapete che sbaglio sempre le pronunce tanto. E questo è tipo una specie di gloss tutto glitterato che renderà tutto il trucco più particolare. Fisso tutto il trucco con un po' di Fix Plus di MAC. E voilà ragazzi, il nostro trucco di Natale, super semplice, super veloce, ma davvero bellissimo, è terminato qui. Fatemi sapere con un pollice all'insù o con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto, se vi sarà utile, se vi ho tenuto compagnia. Insomma, scrivetemi un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi a questo canale così non perderete altri video come questi. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. E buon Natale! Ciao!